Eccoci, buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui per un nuovo svuota la spesa. Stamattina alle 8:30 ero davanti al Bennett perché mi servivano delle cosine per andare avanti un po' in questi giorni. Ho speso 27,10 euro, mi serviva un po' di carne, un po' di pasta. Comunque adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato. Allora, il pane, che non sono le solite baghettine che compro al Telly, però non è male nemmeno questo tipo di pane qua, è soltanto un po' più mollicoso. Sinceramente preferisco le altre del Penny. Quindi il pane l'ho pagato 74 centesimi. Poi mi serviva della pasta, che avevo praticamente finito la scorta. Ho preso dei ditaloni rigati a 79 centesimi, spaghetti, io di solito prendo quelli numero 5. Oggi ho acquistato la Barilla, ma mi piace moltissimo anche la pasta della Voiello, della Molisana. Comunque, sinceramente, come pasta preferisco sempre la pasta di marca, o Voiello, Molisana, appunto. Non prendo quasi mai la pasta dei discount. Poi ho comprato le pipe rigate, che sono questo tipo di pasta, sembrano dei piccoli cannolini curvi. E niente, non le faccio quasi mai col sugo, però mi è venuta voglia di fare un bel ragù con questo tipo di pasta e l'ho presa. Anche questa 79 centesimi. Un altro pacchetto di spaghetti, sempre numero 5. A me lo spaghetto piace abbastanza spesso, non troppo sottile. Poi ho comprato un po' di carne, perché anche di questa avevo finito le scorte nel freezer. Io ho preso un bollito da 2,64 euro. Ho comprato della carne da fare le scaloppine. Dipende dal peso, ce n'è uno da 2,70 euro, uno da 2,32 e l'altro da 2,41. Mi piace moltissimo con questa carne tagliata sottilissimo preparare le scaloppine al limone. Sapete, quelle che si infarinano, poi si fanno andare con il vino bianco, il burro e poi alla fine una bella spremuta di limone. Di solito le faccio magari o con i funghi o con qualsiasi anche verdura, va bene. Poi ho preso della salsiccia, carne suina piemontese, qua ce n'è 500 grammi, vediamo un po' se la trovo, 2,79 euro. E poi ho preso dello spezzatino di tacchino a 2,54 euro. Penso che farò un misto spezzatino e salsiccia con piselli e patate, un po' ricco però succulento. Poi mi serviva un po' di frutta, quindi ho preso le mie arance. Con le arance stiamo un po' andando a fine stagione, ma che dire, adesso non ci sono ancora le pesche, le albicocche, questi frutti che si trovano poi all'inizio della primavera, quindi vabbè, andiamo avanti con le arance ancora per un po'. Le arance le ho pagate 1,68 euro. Poi ho comprato l'acqua gassata, come vi dicevo, che la uso sempre di solito mentre si pranza o si cena. L'acqua l'ho pagata, acqua San Benedetto, 1,14 euro, 1,14 euro la confezione da 6 bottiglie. Poi ho preso una Coca-Cola, questa la prendo sempre se mi viene qualcuno o qualche nipote, che le bibite gassate piacciono, ma io non sono molto amante, preferisco evitare. La Coca-Cola 1,29 euro. Però è la bottiglia più piccola da 1 litro, non quella da 1,5 litro. E poi ho preso l'alcol che l'avevo finito. A me piace molto disinfettare
con l'alcol, magari anche passarla nelle piastrelle del bagno, oppure quando lavo i pavimenti aggiungo sempre un po' l'alcol, a me piace la profumazione di igiene che dà. L'alcol l'ho pagato da questa bottiglia, che è quella grande, 2,98 euro. Quindi anche oggi una spesuccia flash giusto per le cose che mi mancavano per i prossimi giorni. Niente, mio svuota la spesa Bennett finisce qui. Come vi ho già detto, ho speso 27,10 euro e io vi do appuntamento al prossimo svuota la spesa. Un bacione, ciao a tutti!